Ciao ragazzi, benvenuti con la diretta della tappa numero 3 dell'HGPT Reloaded. Siamo al final table, come sempre, c'è Gigio Uzzagni, cioè io parecchio chip, parecchio grosso, forse non... Sì, proprio chip leader. No, vabbè, no, di poco, non chip leader. E nel frattempo abbiamo il double up di Rosso Blu. Grosso double up che si porta 25.000, un cooler contro Rosso Don. Adesso i blind sono 600.200, altri 150, quindi abbastanza grandi. Il push di menisco è rimasto ormai solo con due blind, molto corto. Due viene chiamata una donna 4 committato. Un po'. Attenzione, ho settato. Avrei Attenzione, ho detto che avessi settato. settato. Ma comunque 2-2 bastano comunque. Non sufficienti 2-2. Le papere. Attenzione ragazzi, questa mano la discuto con voi in diretta. Credo che... Abbiamo un all-in. credo che dovrò mettere... non so chi sia, comunque ho top pair top kicker, è un turbo, come on. E Certo che devi mettere. infatti sto avanti per ora, rimango avanti e faccio un altro player out. Continua l'avventura. Continua l'avventura di Gigiano, Gigio Zagna. Porta a 60.000. Attenzione a questo showdown. Vabbè, era davvero molto corto. Occhio, super flop. Draw di colore bilaterale, la dama al turn. No, il 3. No, niente, niente, niente. Leo salutava in anticipo. In effetti aveva molti out. No, ho solo dato a quello di prima. Ah, ok. Oggi giochiamo Sì. anche sulla Home Games di Leo. Sì, sul White Tiger Group. Nel frattempo c'è un super squeeze a bottone del Minieri. Deve dimostrare di essere appunto il Minieri. Vediamo che succederà. Va allo showdown, asso jack, asso jack. Attenzione ai Attenzione. quadri, niente ai quadri. Split pot. Divide. sì, c'è un chip leader. Un Ma le chip chip leader. vanno e vengono.
Stai molto attento, Ma Minieri. il Dario, lo sai che il Dario è pericoloso. Può essere pericoloso in ogni momento. Link Attenzione all. allo showdown. Dai, un capo. K1-8 per Leo, niente. Draw in dead, quest'asso fin dei giochi, Niente da addirittura doppia fare, sì. coppia. Vabbè, in realtà era committato, giocata giusta, Sì, ma giusto, giusto la giocata da parte di entrambi. niente da obiettare in questa mano. Non Comunque, obiettare. stack molto corti per Menisco, Leo e Pokerce, mentre Rosso Blu a 15x, 15 blind, e Vitto 26 blind, poi c'è il Dario con 45x. E comunque, come diceva Spiro prima scherzando, in realtà è così, cioè, anche io avendo tante chips sarò costretto a giocarmi parecchi showdown contro gli short, e lì poi si può solo pregare, insomma, non c'è altro da fare, pur partendo avanti, comunque, non è assicurato nulla. Il Dario UTG fa soffrire i suoi avversari. Ah, attenzione, Dario. invece no, Eh Leo no, UTG. dai! Sì, il Ah. Dario. Vabbè, buttami fuori tu che ti. Il Dario purtroppo deve. Il Dario va. Incredibile. Dai, non è Occhio ai possibile. cuori. Occhio ai Attenzione, cuori il e il 3. 3. Nulla. Niente. Il Leo Dario, il player solito. out dal Dario. Vabbè, una volta che ho aperto non posso Incredibile. più foldare, sono Ma che convinci. donk, sicuro. E E lui ciao, è già chip leader, chiuso. l'ho capito, con l'asso 2, dice, beh, sono suited. Il Dario Vabbè, ma piacciono le carte dello stesso set. quando mi ha pushato avevo capito che stavo avanti, però ormai, cioè, devo mettere 3000 su 13, No, devo è certo. mettere. Committed. Siamo insieme nel piatto, sì, comunque. Con la chip leading in quel race può fare. Nel tempo c'è l'all-in. E il call, giusto call, anche questo, dona 10. Occhio il 10, solo l'asso. Ho una scala caratteristica. Attenzione, nulla da fare, c'è full Salutiamo house. Pokerce. Full house per lui. Niente scala caratteristica. Niente scala, scala pioli. Scala Niente. Pioli. Salutiamo Pokerce. Quindi rimaniamo in 4. Non contento del risultato. Beh, Ebbene, vedi comunque. tu. Eh sì. Non è mai bello uscire. Vabbè, Eh sì, non dai, io piace a sono uscito nessuno. proprio in bolla, dai. Vabbè, comunque i punti. Il torneo è strutturato in maniera tale comunque che bene o male arrivare a final table Sì, ti dà comunque un botto di garantisce punti, sempre tantissimi parecchi punti. punti, sì. E Mo sono uscito sesto. Quanti punti pigli? allora, 15, 14, 13, 12, 10. 10 e 15, vado a 25. Qui devo E mollare. arriva terzo. Sì, infatti è già tanto comunque in appena 3 tappe. Cioè, contando che siamo stati davvero tanti iscritti, credo in totale, cioè, to contando tutte le tappe, una quarantina, credo forse pure di più. Il Minieri. Minieri non si Il vuole mai arrendere, Minieri eppure deve passare. deve passare. Dimostra al tavolo che non è poi così tanto Minieri. Altrimenti quel buio l'avrebbe difeso con le unghie e con i denti. Dario, di All-in è un nome di call, fatto. attenzione, asso 3 contro i due rapidi. Yassi! Niente jolly, e a questo punto salutiamo Sì, Menisco. salutiamo anche Menisco, quindi rimaniamo in Quarta 3. Io, posizione. Vitto e Rosso Blu. E a questo punto si è un attimino equilibrata la situazione. C'è Vitto che comunque è lì lì. Vediamo cosa succede. Attenzione perché rosso-blu potrebbe recuperare tranquillamente in questa fase. Quindi vediamo un po'. Esatto, sì, beh, adesso sì, sicuramente sì, io sono in vantaggio, però cioè, non è un vantaggio che ti assicura la vittoria, assolutamente.
perché i blind sono molto alti, quindi. Vediamo rosso blu cosa decide di fare contro i miri. E il mini riporta a casa il piatto. Quindi blind adesso 800.006 ante 200. Rosso blu rimane con gli spiccioli, vediamo un po'. Sì. Limpa in questo blind, vediamo che succede. Andiamo check check. No, si inventa qualcosa. Il Dario non ci crede, non ci crede il Dario. Oh, c'è qualcosa di strano. Puzza di bruciato. L'istinto del Dario, degenerato fruttuoso, minimo, aveva il trace di 7, forse il poker di 7. Sì. Resta con 4 blind adesso rosso-blu. Attenzione, attenzione, perché questo è un grande piatto per lui. Sì, è praticamente double Gli up. No, garantisce la possibilità di... Sì, sì, double up, double up. Sì. Flip. Occhio alle picche. Niente picche. Quindi salutiamo anche rosso-blu. In terza Ti vai posizione, in zap. adesso le zap tra Gigio Uzzagne, il sottoscritto, e Vitto 67. Minieri, un esperto delle zap. Vediamo un po' se è in grado di dimostrarlo sul campo. Wow, subito il Comunque rispetto agli pulsar. altri eventi, queste zappe è più giocabile, Sì, devo dire. più giocabile, però io comunque, Siamo a una fase di blind. per questo motivo qui, foldo su Foldo con 10, addirittura con sul asso 10. push, sì, foldo sul push, 35x, 10-7, il super bluff. Sì. E cosa succede a mostrare le carte? sì, succede che uno il Miri si potrebbe Si potrebbe innervosire. innervosire. No, scherzo, scherzo. Comunque giocabile la struttura. Non serve fare azioni azzardate ancora per i prossimi, diciamo, 10 minuti. In realtà neanche tanto. Esatto. Beh, siamo ancora al 1800. Calcola che generalmente agli zap arriviamo anche a 5600 di blind. Questa è stata veramente una partita veloce, tant'è che sono Sì. solamente le 11 e mezza. Quindi vediamo, assisteremo a un heads-up più tecnico rispetto al normale, quindi vediamo un po'.
Vitto molto molto aggressivo. Va ad aggredire molto, giustamente. Quasi colmato la... Vabbè sì, in realtà siamo lì di differenza di stack, sono praticamente lì. Vediamo questo flop addirittura. Vediamo un po'. Ancora un resta bottone del Minieri. Il push. Fallo ancora. Ieri sta venendo bullato via da questo, da ogni mano. Sì, devo ammetterlo. Ieri un fuoco di paglia. Cappello di paglia. Cappello di paglia, il nostro dado, vediamo un po' se la riesce a cavare. Magari riesci a vincere 2 ore di coaching con Luca Rotondo, potrebbero aiutarti a migliorare la strategia. Vediamo un po'. Il Jack River. Non è più credibile il Dario. No, in realtà avevo lotto al flop. Continuiamo queste zappe. Continua. Una volta. Vedete che non molla Vitto, eh. Infatti, aveva il 4. Siamo lì praticamente. Ora parecchio vicini come stack. Salito il blind, nel frattempo si procede. È Sì, sono un 1200, attimino più 1200, sì, più turbo adesso, sì. turbo, ma stiamo riuscendo a vedere un river. Non si è mai visto un river, a meno che non c'era un all-in nelle precedenti edizioni. Sì, È nella stata una partita rapida. fase finale, sì. Sì, a volte è capitato. Molto, una volta credo che addirittura finimmo tipo all'una. Dipende comunque anche da come vanno un po' gli showdown in fase media, gli short, se c'è un chip leader grosso al tavolo finale o meno, insomma, dipende da tutte queste cose qui. Per influenzare la partita, insomma, tutta la tappa.
abbiamo circa sì, più di 32 a testa, 37, lui ne ha 35, 36, comunque se siamo praticamente lì. Come diceva Spiro, la struttura resta giocabile oggi, sicuramente. Ops. Signori, non so se state notando, qui... brutte storie, perdo praticamente... Mi siete sentendo, ragazzi? Sì. Perdo praticamente solo da un full, e ho Direi che... scala Nuts, devo mettere, in più, boh, vediamo, speriamo bene. Anche no, Ah, non hai la bugia. scala Nuts. Perdevo anche da scala più alta, ok, infatti ce l'aveva. Con la donna purtroppo... Sta molto cattiva. Perché fa chiudere scala a me, scala alta, e lui chiude addirittura la scala super, super più alta. Quindi... Va bene. Subito il call. Asso Jack 19. Scala al flop per il Minieri. Solo un full. Non arriva. Il Minieri Si mette in double carreggiata. Push. Molto aggressivo questo Vito, non me lo ricordavo come avversario, forse non ci avevo mai giocato contro, parecchio È aggressivo. un Don Carcio. Ah no, invece mi piace come sta giocando parecchio aggressivo, mi piace. Il Minieri è sempre contento quando il suo avversario è aggressivo. Ci vediamo un flop. Eccolo qui. Beh, devo dire che la situazione qui si fa intrigante. Sì, lui è molto in vantaggio, praticamente il doppio del mio stack, cioè 40, no, di più, più del doppio. È ancora 15 Poco. blind. Sì. Certo, a questa velocità ne hai di Proprio con colpi la da mano vincere. lì mi ha un po' condizionato.
Fold on 2. Sì, in effetti, come dicevo, no, non gli piace molto il fold. Cioè, nel senso, lo prende un po'. Prende un po' sul Il fold perché personale. avevo un 2. Esatto, sì. Vabbè, Beh, sa che comunque il il minieri minieri. tende a voler aprire, insomma, cioè, è consapevole dell'essere minieri, Allora, del dato che miniere. gli piacciono i due, glielo giro anch'io. E andiamo avanti. Avanti con un push. Il minieri si è arrabbiato con 9-8 switch, Si è arrabbiato attenzione. anche lui. Occhio. Il colore bucato. Drawing dead. Solo No, sì, c'era il no. 7 No. per la scala. Sì, Incredibile, 7 per vince il la scala. piatto. Ieri. Il Minieri double up si riporta in vantaggio 80k. Sì, comunque in effetti non gli piace molto essere pushato, visto che Dai, sono le non gli 8 una piace certa essere ora, dai, pushato. c'è poco sul tavolo, c'è solamente un punto. Siamo ancora. È Sì. presto. Magari non gli Vediamo che piace, ti succederà. prendi il zap. Non piace neanche a me, infatti decido di minierare. 6 e 2, non è un flip, 80-30. Attenzione. Attenzione. Jolly Attenzione. Tarn. Niente jolly. Niente river. E salutiamo Vitto Finisce così, il 67, il Minieri Minieri ce la fa. shippa questa tappa numero 3 dell'HGPT. E quindi conquista ottimi punti in classifica, oltre ovviamente ad aver shippato la tappa, quindi l'ITM giornaliero. Bene ragazzi, allora per la tappa di oggi diciamo appunto era tutto quello che avete visto. L'appuntamento quindi è per come sempre per mercoledì, perché l'HGPT Reloaded è, si gioca appunto lunedì, martedì e mercoledì, quindi è per mercoledì per la tappa numero 4, come sempre ore 21:30. Ciao ragazzi. Ciao! Ciao!